Amici di Ingenere Cinema, benvenuti. Noi siamo a Profondo Rosso con Luigi Cozzi e oggi siamo venuti qui per intervistare Luigi proprio sui 30 anni di questa bottega dell'orrore che sta in Via dei Gracchi a Roma. Benvenuto su Ingenere Cinema, Luigi. Piacere. Ciao a tutti. Dicevamo 30 anni. Ripercorriamo proprio la storia, innanzitutto la storia tua e di Dario Argento, perché questo negozio nasce appunto da un rapporto professionale e d'amicizia con Dario. Come e quando l'hai conosciuto? Beh, io l'ho conosciuto all'inizio del 1970, quando vidi a Roma in prima visione L'uccello di prima di cristallo. E mi colpì tantissimo, è un bellissimo film, un film nuovo soprattutto. E quindi io lavoravo a Ciao 2001, il settimanale, curavo la rubrica di cinema e chiesi alla Titanus di conoscere, intervistare questo regista perché volevamo dedicargli un articolo. E così sono andato, sono stato indirizzato a casa di Dario e mi aprì un giovanottello, sembrava un ragazzino, io dico: c'è tuo padre? E lui mi disse: ma mio padre è chi? Dico: Dario Argento. Dice: no, ma Dario Argento sono Sono io. io. E scoprimo che praticamente eravamo quasi coetanei, ci sono pochi anni di differenza tra me e lui. E dall'intervista poi abbiamo scoperto che avevamo tante cose in comune ed è nata l'amicizia che dura fino adesso, insomma, sono 50 anni praticamente. Eh sì, una lunga amicizia che prima di Profondo Rosso, dello store, ha affiliato altre collaborazioni filmiche. Sì, prima ho lavorato parecchio con lui, diciamo che è stato il mio maestro, diciamo, nel cinema. Ho imparato a fare le sceneggiature sotto la sua guida e poi lui mi ha voluto come assistente alla regia su Quattro Mosche e ho visto come lui dirigeva e ho imparato a mia volta a fare regista da lui, insomma. E diciamo, le anime che poi si sono incontrate anche all'interno di questa bottega dell'orrore sono appunto anche le anime di due registi, di due autori. Tu che sei più portato verso il fantastico, verso la fantascienza, e Dario verso le atmosfere più cupe del thriller e dell'horror. Come nasce il negozio? Beh, il negozio nasce dalle esperienze sia di Dario che mie, che andando all'estero, trovavamo soprattutto in Inghilterra, a Londra oppure in America, a New York, c'erano dei negozi specializzati che per noi erano un sogno, no? Perché entrare in un negozio e vedere solo materiale che ci piace, film che ci piacciono, manifesti che ci piacciono, costumi, giocattoli, un po' di tutto, era una cosa inusitata. E Dario cominciò a pensare di aprirne uno a Roma. E appunto nell'89 stavamo girando Due Occhi Diabolici insieme in America e lui mi disse: guarda, io ho già preso questo negozio in Via dei Gracchi, adesso bisogna farlo partire, farlo decollare. Dice, lui sapeva che io ero un collezionista di materiali e quindi mi disse: guarda, cominciamo a farlo insieme e tu occupatene di allestirlo praticamente. E io lo feci molto volentieri perché essendo appassionato e collezionista, da anni coltivavo l'idea che mi sarebbe piaciuto fare una cosa del genere. Dario mi ha dato l'input, il Là. via. Sì. E questo ha cementato, immagino, ancora di più il vostro E beh, rapporto. certo. E com'è stata l'accoglienza della città di Roma e comunque dell'Italia? Perché questo alla nascita era un'eccezione, cioè un unico negozio in tutta Italia, immagino. Noi abbiamo aperto nel settembre dell'89 e è stata una cosa abbastanza scioccante per la città perché ricordo che mettemmo in vetrina dei teschi di resina, che oggi sono cose normalissime, ma allora uscì un articolo così sul Corriere della Sera, no? Un negozio che vende i teschi. Cioè, la stampa ci fece tutta una serie di articoli, eccetera. Poi ci furono le associazioni cattoliche, quelle fondamentaliste, che ci denunciarono Addirittura. per, sì, per istigazione alla violenza e al crimine.
che era ridicolo perché poi vendevamo pupazzetti, giocattoli, cose di questo genere. Infatti la denuncia fu archiviata, però fece gran rumore Certo. perché era il momento in cui c'era la caccia all'oro. Anche nei fumetti, Sì, nei esatto. fumetti furono denunciati Monsters, Sì. Splatter. Noi fummo in mezzo a quella baraonda, denunciati a nostra volta, però tutto finì in fumo perché bastò che Saddam Hussein invadesse il Kuwait e i giornali avevano qualcosa di più importante di Di cui cui parlare. parlare. E oltre a un grandissimo pubblico di fan che si incontrano qui a Profondo Rosso, e ci sono anche dei momenti durante l'arco dell'anno in cui si organizzano proprio dei piccoli pellegrinaggi, per esempio ad Halloween, quando siete presenti sia tu che Dario Sì, Argento certo. ad accogliere un po' tutti i vostri fan. Qui a Profondo Rosso non mancano, non sono mancati ospiti illustri, sempre registi, autori, anche americani, comunque stranieri, che passando per Roma, passando in Italia, non si fanno mancare un appuntamento qui da te. Sì, sono venuti soprattutto personaggi famosi che amano questo genere, ovviamente, perché un personaggio famoso che non ami questo Certo. genere non viene. È venuto, per esempio, Tim Burton è venuto addirittura 3 volte. Ti è un Sì, è venuto affezionato. un affezionato, ha comprato anche un mucchio di pupazzetti, di cose. Poi abbiamo avuto, per esempio, Alice Cooper. Alice Cooper che tra un cambio e l'altro d'aereo trovò il tempo di venire qui in tassi per vedere questo posto. E poi Tom Savini, per esempio, Tom Savini è venuto 2 volte addirittura. E poi abbiamo avuto Rob Zombie in tempi più recenti, Rob Zombie, poi è venuta Barbara Crampton e moltissimi altri, Yuzna, il produttore, sinceramente sono tantissimi. E tanti personaggi famosi italiani, perché qui siamo in pieno centro, quindi anche per esempio Renzo Arbore non è interessato a questo genere, però passando qui davanti un giorno è entrato e si è messo a guardare con curiosità. Poi io ascolto sempre musiche country e lui mi disse: "Ma cos'è questa musica?" Io gli spiegai che cantante era, lui disse: "Ah, mi piace, è molto bello." Mi dice: "Ma che c'entra con voi?" Dico: "Niente, però è bella." Certo. E tu ti aspettavi quando apriste dal Profondo Rosso una risposta così importante sia da parte dei fan che da parte di questi personaggi famosi che si sono affezionati poi a questo luogo? Ma diciamo che noi speravamo, però avevamo una gran paura, insomma, perché in Italia nell'89 aprire un negozio così, parecchi dissero: "Vabbè, tra 6 mesi non ci sarete più", perché è una cosa assolutamente fuori dell'usuale. E Però invece è cresciuto negli anni, è diventata anche una casa sì, editrice. siamo sviluppati perché ormai alla fine nel 99 abbiamo pubblicato il nostro primo libro, adesso siamo quasi a 200 libri pubblicati e poi abbiamo fatto vari documentari, soprattutto su Dario, come produzione anche, e poi abbiamo fatto anche un film, Blood on Melies Mungum, qualche anno Sì, fa, insomma. regia tua. Sì, esatto. Raccontare 30 anni passati all'interno di un genere, comunque del genere fantastico, come autore, come gestore di una casa editrice, di una bottega specializzata, e anche vivere un po' il cambiamento che all'interno di questo genere c'è, un'evoluzione o una Certo. disevoluzione all'interno di questi 30 anni. Com'è cambiato il genere fantastico, secondo te? Beh, diciamo che si è diffuso tantissimo. Cioè, quando noi abbiamo cominciato, i film dell'orrore piacevano a un pubblico di giovani, ma abbastanza limitato. E adesso invece sono dappertutto, anche la fantascienza. La fantascienza ormai si è diffusa ovunque, non sono più i film di fantascienza truccati da film normali che escono di quelli normali veri. Sono scomparsi i film drammatici, sono scomparsi tanti altri generi, il western, eccetera, e si è diffusa tantissimo il fantastico, perché in effetti dopo più di 100 anni di cinema è chiaro che generi come l'avventura, generi come il drammatico, eccetera, hanno espresso Quello che dovevano già quello che raccontare. potevano esprimere, insomma, mentre invece
la fantasia è libera. C'è sempre la possibilità che arriva qualcuno che inventa una cosa nuova. È sempre più difficile perché ormai non dico che hanno inventato tutto, ma siamo lì vicini. Sì, infatti, soprattutto nell'horror, da un po' di anni, gran parte delle produzioni sono remake. Sì, l'horror secondo me è handicappato rispetto alla fantascienza, perché la fantascienza è un contenitore. Vale a dire che un film di fantascienza non si sa mai che tipo di fantascienza è, perché può essere avventurosa, può essere drammatica, può essere storica, cioè c'è la possibilità di fare tante variazioni. L'horror, o c'è l'assassino, o c'è il mostro, o c'è il fantasma, e quindi Meno possibilità, c'ha dici? molte meno possibilità, che già sono state strasfruttate, e quindi è più difficile che arrivi un innovatore. Infatti, stiamo ancora campando con Freddy Krueger, con Scream, che ormai hanno 30-40 anni. Sì, infatti molti di quei mostri lì che sono stati raccontati in diversi capitoli delle loro saghe, poi a un certo punto sono Sì, ritornati. sono ritornati, si sono Sono incrociati, però incrociati, sono sì. sempre loro praticamente i personaggi più famosi, no? Anche l'enigmista Saw, ormai sarà il decimo, dodicesimo. Tra un po' si incontrerà nello spazio con Jason e con Alien, Sarebbe con... male. Sì, certo. Qui ci sono tutti poi quelli di cui stiamo parlando, davvero, ma in forma di maschera, di action figure, ma sicuramente una cosa che ogni volta che vengo qui a Profondo Rosso mi attira la mia attenzione è quella statua del mostro della Laguna Nera. Sì. Da quanto tempo sta qui? Questa sta qui da quando ce la richiese Serena Dandini. Perché verso la fine degli anni 90 lei faceva per 2 o 3 anni di seguito, ha fatto in diretta dal Festival del Cinema di Venezia, faceva la mostra della laguna. E allora lei aveva inventato questa gag, la mostra col mostro della Della laguna, laguna, e lei la presentava con dietro il il mostro. mostro della laguna. E per i primi 2 anni avevamo una copia del mostro della laguna. Poi il secondo anno, quando dovevano portarla via per restituirci a Roma, non so che è successo, è finita in acqua. Si è rovinata. E quindi dovevamo farne fare un altro. E abbiamo pensato invece di comprarlo direttamente a Los Angeles e ce l'hanno spedito poi. La cosa buffa era che, vedete, è a grandezza Ah, sì. naturale, quindi è grossissimo. Noi abbiamo una porta un po' ristretta. E siccome era inscatolato Non per il riusciva ad viaggio entrare. aereo, no, lo scatolone proprio, lo scatolone era una cassa immensa, non entrava dalla porta, quindi abbiamo dovuto sfasciare la cassa fuori sul Farlo marciapiede e poi entrare. farlo entrare a braccio. Quindi è un compagno da tanti Eh anni. sì, ormai da tanti anni, è un simbolo Eh sì, un proprio, simbolo, però ne avrà viste di tutti i no? colori. Sì. Sempre qui, a Profondo Rosso, in Via dei Gracchi, c'è anche un museo. Sì, il museo di Dario Argento, degli orrori di Dario Che Argento, sì. qui, al piano di sotto, Esatto. cosa contiene? Questo è stato proprio un'idea precisa di Dario, perché lui, quando finivano i suoi film, c'erano gli oggetti, le cose del film, si mettevano in un'attrezzeria, finché il film non usciva, perché poteva esserci sempre la necessità di rigirare qualcosa. Quando il film è uscito, basta, non serviva più Certo. niente. E praticamente l'attrezzeria veniva disdetta e quindi bisognava buttare via tutta la roba, che Che era uno spreco assoluto, era una cosa folle perché assolutamente c'era sì. dentro, per esempio, il burattino di Profondo Cioè, Rosso, storia del cose, cinema. storia del cinema. Però allora non si pensava che queste cose avrebbero fatto la storia del cinema, e Eh sì. quindi venivano buttate. E a Dario questo dispiaceva, insomma, sentiva che erano importanti. E quindi avete E cominciato come lui ha a detto, dice, io conservarle vorrei voi. fare un museo per mettere dentro tutte queste cose via, e è stato fatto, è qui. Eh sì, e io andrei a vederlo, Paolo, che dici? Eh Andiamo. Vale la pena, vale sì. la pena. Parlami però, eh. Eccoci, Paolo, guarda lì. Allora, Sedia da dicevo, regista di Profondo Rosso. che spettacolo. Io darei un'occhiata là perché vedo di là in toto, dalla gente. C'è anche extraterrestri. Trovare i Una termini virocola. imbecilli originali utilizzati nei suoi celebri terrorizzanti film. Venite, scendete con noi nell'abisso, non abbiate timore. Allora, io l'ultima volta che sono stato qua avevo 13 anni Adesso i fenomeni. e... Ecco,
alla vostra destra, che una scena ripresa dal film Demoni, prodotto da Dario Argento e diretto da Lamberto Bava. Quello che state ammirando è il manichino originale utilizzato per la trasformazione di una ragazza in demone, dopo aver lacerato lo schermo di una sala cinematografica. Ma c'è anche... Azionate meccanicamente, le zampe fuoriuscivano dalle gengive e lo stesso facevano gli artigli attraverso le falangi. Giornate, male, che... Attenzione, di fronte alla scena di demone, ma ce ne sono tanti. Ecco l'accadimento dei giochi del bambino mostruoso protagonista. L'avevamo visto, dai. Durante la scena d'azione, il simpatico bimbetto era interpretato da un attore. Ma è incredibile, ancora mi fa lo stesso effetto. Ancora mi fa lo stesso effetto di quando ero ragazzino. Originale, eppure la terribile lancia in alluminio dalla punta. Ma quelli comunque sono bellissimi perché sono pupazzi per la stop motion. Sì. Mentre proseguiamo con il nostro cammino, felliniano, un po' di opera laggiù. Sono state utilizzate come scenografia. Opera che è un film che ama molto Dario. E sì. Faccelloni, guarda i faccelloni. Ah, c'è anche un demone là sopra. Sulla destra, ecco un'altra inquietante ricostruzione scenica. Si tratta di Demoni 2 di Lamberto Bava. Quello che potete ammirare steso a terra, in mezzo alle macerie di una città distrutta, è il cadavere di un demone. Un po' di scheletro. In vita. Quando alcune gocce di sangue cadranno, per pura sfortuna, proprio fra le sue fauci assetate di vita. Vabbè, è incredibile che l'emozione sia la stessa dopo tanti anni. Incredibile. Un corvo purtroppo lo ha riconosciuto fra gli spettatori. E ha deciso di fargliela pagare in modo suo. Come si dice, però. Bellissimo, guarda, noi invitiamo veramente tutti gli amici dell'horror e gli amici di In Genere Cinema a passare qui tutte le vacanze. Tutti gli amici di In Genere Cinema, non solo dell'horror. Questo viene dall'ultimo film. Continuiamo pure il nostro film di Luigi. E non preoccupatevi troppo per le cose che vi scrutano dal buio. Fammi un saluto, hanno mangiato un poco, perciò. Amici di Genere Cinema, grazie di essere stati con noi anche questa volta per l'appuntamento di Interviste del Vampiro. Ci vediamo la prossima volta sul nostro canale YouTube.